Renault torna al Rally del Casentino per dare spettacolo. Non stupisce perché il motorsport è nel DNA di Renault, dalla pista al rally fino alla formula elettrica, conquistando il titolo di campione del mondo 2015. Sono due le parole chiavi di chi lavora nel motorsport di Renault: la passione e la competenza. Continuo travaso dalla competizione alla strada e viceversa. Un lavoro in team per rendere i veicoli Renault di serie o sportivi al massimo livello di eccellenza. Altro credo di Renault è quello di stare vicino alla gente, offrendo il massimo dell'innovazione tecnologica a tutti, creando campioni. Ricordo che il 60% dei piloti in Formula 1 sono passati dalla Formula Renault, oppure facendo gareggiare squadre motivate nel rally senza cercare però la fama del titolo mondiale. Una filosofia vincente che include DNA sportivo e vicinanza alla gente. Una filosofia che rende i trofei monomarca Renault sempre molto, molto spettacolari. Due le vetture protagoniste di questo evento, entrambi Clio, una da competizione, la Clio R3T, una da strada, la Clio RS 220 EDC Trophy, ma entrambi con lo stesso obiettivo, quello di uscire dalla mischia. Le due vetture sono state guidate da Ivan Ferrarotti. Tornando al 35esimo rally internazionale del Casentino, sono state 25 le vetture Renault ad accendere il pubblico toscano, con ben 4 raggruppamenti diversi: il Clio R3 Produzione, il Clio R3C IRC, il Twingo R2 IRC e il Corri con Clio N3. Questo rally ha riconfermato ancora una volta il successo dell'anno scorso, facendo spettacolo nella città di Bibbiena venerdì 17 luglio con grande presenza di pubblico. Sabato 18 luglio la gara prese il via alle 10:31, sempre da Bibbiena, per affrontare le 8 prove speciali della giornata. L'arrivo in Viale Garibaldi è stato coronato dall'equipaggio Rossetti Cercossi fra le Clio R3T, con Gasparetti Cecchi che invece si è imposto fra le Clio R3C. Passando alle Twingo R2 troviamo al vertice Rovatti Catone, con Straffi Cavacciocchi che si sono invece imposti nel Corri con Clio N3. Ricordo comunque che al Rally San Marino abbiamo potuto festeggiare il primo campione del 2015 con Luca Panzani, che ha conquistato il titolo del trofeo Twingo R2 Top. Renault, campione in pista, campione in strada.